Allora, vediamo. Chi sa spiegare il metodo Newton e il modo di usarlo? Lo si può usare per risolvere equazioni non lineari. Molto originale. Ah no, davvero ottimo. Sono molto colpito, specialmente considerando che il mio corso si chiama Equazioni non lineari. Allora, c'è qualcuno che mi dice qualcosa che io non sappia già? Nessuno? Possibile? Isaac? Pronto? Newton lo ha rubato. Come scusa? Newton lo ha rubato. Joseph Raphson pubblicò lo stesso metodo 50 anni prima. E se il valore di partenza è troppo lontano dal punto di zero, allora fallisce. Scusa, com'è che ti chiami? Ben. Ben Campbell. Ben. Allora, Ben Campbell asserisce che Joseph Raphson fu il vero autore di questo metodo, ma allora perché nessuno gliene dette credito? Beh, Newton aveva un ufficio stampa migliore, forse. E in secondo luogo, dopo il 700 sappiamo ben poco di Raphson, a parte il fatto che scoprì la Cabala 300 anni prima di Madonna. Su, coraggio. Diamo a Ben l'occasione di beccarsi un credito extra, d'accordo? Lo chiameremo il problema del conduttore di quiz televisivo, ok? Ben, diciamo che stai giocando in televisione e hai la possibilità di scegliere fra tre porte diverse, intesi? Dunque, dietro una delle porte c'è un'auto nuova, dietro le altre due, capre. Quale porta scegli, Ben? La numero uno. La numero uno. Ben sceglie la porta numero uno. Adesso, il conduttore di quiz, che per inciso sa cosa c'è dietro tutte le porte, decide di aprirne un'altra, diciamo che sceglie la numero tre, dietro la quale è seduta una capra. Allora, Ben, il conduttore ti si avvicina e dice: Ben, ti vuoi tenere la numero uno o passi alla numero due? Cioè, è nel tuo interesse cambiare la tua scelta? Sì. Ah, aspetta, non dimenticare, il conduttore sa dov'è l'auto, quindi come lo sai che non sta cercando di fregarti usando un trucchetto psicologico per farti scegliere la capra? Ma la cosa non mi interessa, la mia risposta è basata sulle statistiche, su un cambio di variabile. Cambio di variabile? Ma lui ti ha fatto una domanda semplice. Sì, ma che cambia tutto. Dacci dettagli. Ma quando all'inizio mi chiede di scegliere una porta, io ho il 33,3% di scegliere la porta giusta. Ma dopo che lui ha aperto una delle porte e mi offre di cambiare scelta, allora ho il 66,7% se cambio scelta. E quindi scelgo la numero 2 e ringrazio per quel 33,3%. Esatto. Gente, ricordiamocelo, se non si sa quale porta aprire, sempre tener conto del cambio di variabili. Molte persone non avrebbero cambiato, non so, per paranoia, paura, emotività. Ma il signor Campbell ha messo da parte le emozioni e con la semplice matematica mette il culo su una macchina nuova di zecca! Che è senz'altro meglio della capra che ha al parcheggio. Bene ragazzi, la giornata è finita, grazie a tutti, i compiti corretti e col voto li trovate qui e li potete ritirare uscendo. Il 97%.